sono arrivato appena saputo. È di sopra, ti accompagno. Grazie. Di sopra. Sì. Hai una cera orribile. Beh, non che prima fosse meglio. Quello in effetti è anche vero. Ragazzi, io devo andare. Tra un po' arriva Dido con le chiavi, quindi state tranquilli. Ok, io rimango qui ancora un paio d'ore. Se fosse, ci sono io, lo saluto. Se no, lascio da solo 20 minuti. Non penso che gli succeda qualcosa, vero? Ciao, Roccio. Ciao, grazie. Ciao, Lasa. Avresti mai creduto di trovarmi in queste condizioni? Ma in effetti no, pensavo che saremmo invecchiati insieme, sai, tutte quelle cose. Poi a 50 anni sai giocare a briscola al bar, a insultarti, a bestemmiare. Già, anch'io lo pensavo. Ma arrivi a un certo punto della tua vita che ti accorgi che certe cose non funzionano così. È come quando vai a vedere un bel film. Speri che non finisca mai e che i titoli di coda non arrivino. Ma prima o poi arriveranno e tu questo lo sai. Per cui è inutile cercare di sperare che il film duri in eterno. È molto meglio godersi il film. E direi che ogni tanto noi l'abbiamo fatto, no? Sì, sì, però... cioè, non pensi mai che ti rimanga così poco tempo da lì ai titoli di coda? Beh, anch'io ho i miei rimpianti. Come quella volta che abbiamo visto quella tipa col culo stupendo e ci siamo messi a piangere. E comunque va anche detto che hai pianto solamente te. E invece ti ricordi quella volta che eravamo al bar e sei andato dietro alla tipa di Davide e gli hai mollato uno schiaffone dritto secco in faccia che l'hai ribaltata dalla sedia? Sì, però se lo meritava. Ma quindi ti hanno detto che meno quanto ti resti o... Hanno detto forse un mese, forse meno. Oh. Cioè non pensavo di arrivare fin qui, ma so che anche Fede e Dido ti direbbero che ci siamo divertiti alla fine. Sì. Mi dispiace tra l'altro di essermi dimenticato di te. No, guarda, quello lascialo stare, cioè sono cose che succedono, alla fine eravamo piccoli, non potevo nemmeno pretendere che voi mi aspettaste per così tanto. E ho comunque apprezzato, niente di... No, davvero, per quello non ti preoccupare. Prenderai l'aereo alla fine? Ci ho pensato e sinceramente non lo so, devo finire delle cose qua... Per cui non so se tornerò, non so quando tornerò, non so niente. Ho lasciato un po' troppe cose in sospeso l'ultima volta che me ne sono andato e probabilmente tornare qui per questo motivo mi ha dato l'occasione di chiudere un po' di faccende, anche per poter ricominciare. E per questo devo anche ringraziare te. Avrei voluto fosse stato in una situazione migliore, ma mi è servito a qualcosa. Ti ringrazio. Al limite vedrò di tornare quando sarà il momento. Mi raccomando, fate in modo che sia una bella festa. Sbri, una veglia funebre non è una festa. La mia voglio che lo sia. Non voglio pensarvi tristi. Ci proveremo. Faremo uno sbembe dem in tuo onore. Beh, ti ringrazio. Vabbè, ti spiace se adesso... No, devo fare in fretta perché poi chiudono gli uffici, chiudono le poste. Tu ce la fai ad aspettare Dido? Da solo? Sì, sì. Riposerò ancora un po'. Ok, allora va bene così. Tranquillo. Tanto tra poco in teoria arriva Dido. Salutamelo. Volevo essere qui per vederlo, ma... mi sa che è l'ultima volta che ci vediamo. Quindi... Probabile.
Addio, Spray. Addio, Zanf. Anzi, in realtà, ci sarebbe una cosa che ti devo dire. Che cosa? Hai presente i referti? Sono tutti falsi, li ho falsificati io. E hai presente la malattia? Non esiste, cioè non sei davvero malato. Quindi tu hai passato mesi e mesi in questo letto per nessun motivo. E hai presente anche il fatto che tu mi stai continuando a chiamare Zanfo? Non è il mio nome. Ho assunto un altro nome. Adesso mi faccio conoscere come Pan Antonio del mio canale. E questo, Sbri, può voler dire solamente una cosa, caro amico mio, fraterno.